Benvenuti in questo nuovo video su Gotham Knights. Oggi vediamo le posizioni di Man Bat qua su Gotham Knights. Allora, i Man Bats, finita la campagna, si possono trovare solo in 3 punti, a quanto pare. Non sono sicuro, ma a quanto pare sono solo 3 punti. La Wayne Tech nel South Side, il Gotham City General Hospital nel West End e l'Elliot Center nel Financial District. Ora, cosa succede? Una volta che è finita la campagna, questi Man Bats saranno abbastanza rari e si troveranno solo su questi 3 palazzi sul tetto. Quando arriveremo in questi 3 palazzi, ci saranno, adesso vi farò vedere, ci saranno delle tenebre, delle nuvole nere che compaiono. Lì ci sarà il Man Bats che arriva. Io il trofeo l'ho già preso, l'ho preso un paio di giorni fa e sono riuscito a prenderlo, appunto perché ho seguito un po' una guida in inglese, ma in Italia nessuno ha mai parlato di sta cosa, ha mai portato questo video e almeno non ho trovato nulla in italiano e quindi ho voluto fare questo video qua. Niente, saranno sempre solo lì e se non ci sono, logicamente tornate al campanile e uscite la notte dopo e vedrete che ci sono. Ora vi farò vedere di cosa parlo. Vedete che ci sono queste nuvole nere legate alla Lega delle Ombre. E adesso sta arrivando il Man Bat. Vedete? Adesso non si vede ancora, eccolo lì, Man Bat. Sconfiggiamo. Bat sconfitto, sconfiggiamo ancora questi qua. Questa era Lega delle Ombre. I Membat di fatti sono collegati alla Lega delle Ombre, alla, come si chiamava già lei? Però insomma al boss del gioco, non mi ricordo come si chiama. Va bene. Ragazzi, spero di esservi stato utile, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Sono lì per platinarlo, vedete il center. Sono lì per platinarlo sto gioco, non mi manca molto. E spero entro un mesetto di averlo platinato. Ciao ciao.